per contenere una rabbia credo che sia troppo. Oh, poi sul set disciplinatissima negli orari, nel trucco, nella preparazione, sempre pronta, sempre anche in piedi, pronta a entrare in scena senza mai nessun, così, nessun lenocinio dal punto di vista del divismo, eccetera. E al tempo stesso, quindi grande preparazione, ma al tempo stesso naturalezza. È molto difficile perché Edda Ciano è un personaggio abbastanza importante perché mi pare una donna piena di personalità. Ce ne ha tante di cose importanti da tirar fuori. Ora mi sembra che la più importante sia la rabbia, proprio la rabbia. Io non sono più una Mussolini. Ti sfido, fammi arrestare se hai il coraggio. Avanti, consegnami alle SS. Ti sfido! Fammi fucilare con mio marito. Provo almeno ad essere feroce come Hitler, ma fino in fondo! Quell'anno Silvana Mangano prese tutti i premi, ma anche lì molto controverso fu il suo comportamento, perché da una parte era orgogliosa di questi premi, però era anche molto timida, cioè aveva paura del pubblico. La Mangano non amava fare l'attrice, però amava moltissimo Dino. Lei ha avuto sempre un grande rispetto per me, Dino, sul lavoro. E anche se i suoi modi a volte erano così bruschi, sembrava capricciosa nei riguardi del marito, invece non era così, era un atteggiamento il suo, gli voleva molto bene. Eccola Silvana Mangano. Questa è una parte per cui non le occorrono sceneggiatori o registi. Io credo che questa sia la mia migliore interpretazione. Che ve ne pare? Certo, il personaggio è molto carino e senza dubbio piacerà moltissimo al pubblico, ma... Ma scusate, è l'ora della pausa. Questo matrimonio, tutti lo descrivono con un Dino affettuosissimo, addirittura sollecito, ecco, sempre pieno di cure, di attenzioni, e una Silvana, diciamo, al limite dello sprezzante in alcune situazioni. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso? I figli per lui erano tutto, la moglie era veramente la figura di riferimento della sua vita, e per lei non si può dire altrettanto nei riguardi di Dino, però non si può neanche dire né che l'abbia tradito, né che l'abbia minimizzato. L'unica volta che lei gli ha detto ti amo è stato quando lui si è occupato di tutte le cerimonie per la morte della madre di lei. E allora lei piangendo gli ha detto Dino ti amo. E quella è stata l'unica volta che lui ha sentito queste parole da sua moglie. Affettava dei modi abbastanza bruschi, lo chiamava De Laurentiis, per esempio, no? Anche davanti alla gente. Senti, De Laurentiis, no? Quindi era molto strano in questo. Meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Le immagini che vedevo di mia madre era che lei comandava e lui era in adorazione di lei, e questo è quello che vedevo da bambina. Però poi mi sono resa conto che in fondo era mio padre che le diceva quello che doveva fare, lei lo faceva. C'era sempre questo chi dominava chi. Questa donna che a 20 anni si è sposata senza aver vissuto prima e si è dedicata alla famiglia, lei adorava i figli, era prigioniera di una gabbia d'oro. La bella signora De Laurentiis nella vita privata è semplice e cordiale, tutta presa dall'affetto tenero e prepotente per i suoi tre piccini. Ecco la sorpresa nella sua villa della Riviera. Scende tranquilla verso la piscina dove Veronica e Raffaella già l'attendono facendo la schiuma. Io
Il bagno è finito, ora un po' di elioterapia interrotta dalle affettuosità rumorose delle piccole e quelle più tranquille del grosso cane che porta il nome di un film e di una danza, Mambo. Ma Silvana ama egualmente i suoi piccoli ed anche Federico, l'ultimo nato, ha diritto all'attenzione materna. A lui tocca la passeggiata in carrozzina e poi la sua porzione di baci e di carezze. Dino, anche nei primi anni del matrimonio, mi ha raccontato che lei rimaneva nella sua stanza fino certe volte anche alle 2 del pomeriggio e lui spesso si trovava a mangiare solo quando tornava perché lei si alzava tardi, rimaneva chiusa nella sua stanza. Questo lato pigro di Silvana, no? È abbastanza importante, completamente in contrasto con quello di Dino, così energico, così scoppiettante, lei molto più calma. Mi ricordo che nei momenti brutti lei si chiudeva in camera e se la chiamavano al telefono diceva sempre, faceva dire la signora non parla al telefono oggi, e si chiudeva in camera da letto per giornate intere senza mangiare, senza parlare con nessuno. Noi dovevamo bussare alla porta, mi ricordo mio fratello scavalcava, saliva su per le finestre, apriva la finestra per cercare di vedere come stava e poi ci apriva la porta per andare a parlarle. Allora ci arrampicavamo per i muretti e Federico entrava per le finestre. Per me Federico lo faceva, però era molto triste, era sempre molto triste. Non era la mamma di Roma, non si prodigava in carezze, in baci, coccolamenti. No, questo non l'ho mai vista. C'era un fondo di tristezza in Silvana, qualche cosa di non risolto. Forse qualcuno diceva che c'era stato un mistero all'origine, che c'era stato addirittura un brutto fatto nell'infanzia, che non ho mai capito cosa fosse, non si potrà mai più stabilire che cosa poteva essere, ma certo era una donna vulnerata in qualche modo. Mia madre aveva un carattere veramente freddo, lei era gelida, non era capace di esprimere l'amore che aveva, cioè so che amava tutti noi moltissimo, però siccome non amava se stessa, non amava se stessa. Lei viveva, non partecipava mai a feste, raramente a cocktail, allora si facevano cocktail per le cose lì mondane, ma lei non partecipava, era chiusa in casa e indossava gli abiti da sera per scendere a cena quando c'erano degli amici e soprattutto per le figlie. In via Veneto lei non è mai venuta? Quindi lei si capisce subito che non amava la confusione, il bailam, l'ambaradam dei paparazzi, dei pettegolezzi, dei saluti inutili. Come mai sta passando qui il Capodanno della Lorenzo? Dunque, guardi, noi per abitudine tutti gli anni passiamo qui le feste di Natale e di Capodanno. È una consuetudine tutta la nostra famiglia di venire qui a mezzogiorno del 31 e poi facciamo la festa a casa nostra per la mezzanotte, dove aspettiamo tutti gli amici e tutti i nostri parenti. 21 polpi per Silvana Mangano. Anche lei è stata catturata, come esige la migliore tradizione salgariana. L'incontro con il marito prigioniero dei pirati non è tra i più commoventi, ma poiché non si tratta della scena di un film, non si può pretendere di più da un'attrice. Questo dimostra che nella vita reale le dive sono riservate anche con il marito. Gli altri intorno, grandi e bambini, si divertono moderatamente. Chiediamo alla signora Mangano che cosa spera dal 63. No, io spero tutto quello che ho avuto fino adesso. Basta, niente di più, non voglio niente di più. Va bene, ma qualcosa di particolare lo vorrebbe? Niente. Davvero non vuole proprio niente? Quello che ho avuto fino adesso e basta. Ma allora che cosa ha avuto? Ma mi pare anche abbastanza, no? Silvana era, ecco, mi parve subito, era una sfinge, era molto enigmatica. Forse dietro questo aspetto
enigmatico, era molto semplice, perché in realtà chi è stato amico, chi l'ha conosciuto bene,